Ma qui fanno uscire notizie a mezzanotte. Porca vacca! Si parla ancora di Salernitana, ma prima di iniziare col video vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella. Non è nulla di fatto, è un interessamento, ma potrebbe essere una chiusura in breve tempo. Forse già lunedì. Ragazzi, è un testa a testa tra Bologna e Salernitana per questo giocatore e la Salernitana sembra aver superato il Bologna. È un difensore. Mancava, fino a no, nell'arsenale della Salernitana un difensore perché si è trovato il sostituto di Lovato. Ma bisogna avere anche il vice di Fazio. Ed eccolo qua, potrebbe arrivare a Salerno entro lunedì, potrebbe verificarsi un'accelerata per, ragazzi, il difensore del Nizza, tale Flavius Daniliuk. Daniliuk, ragazzi, è un difensore esattamente di 21 anni, austriaco, alto 1,88, quindi la stazza fisica c'è. Valuta di 8 milioni, ovviamente non si sa nulla sulla formula perché è un interessamento. Per ora è un interessamento. Non c'è nulla di ufficiale, c'è un'indiscrezione appunto che dice che la Salernitana è in vantaggio sul Bologna, nonostante il Bologna si è interessato prima al giocatore, quindi vedete Morgan De Sanctis cosa fa, sonda dopo gli altri, ma arriva con tale forza di d'urto che potrebbe convincere Flavius Daniliuk ad andare a Salerno. E con Nizza, ragazzi, infatti la probabilità che vada alla Salernitana è del 53% contro il 30% del Bologna. Quindi, ragazzi, occhio che potrebbe diventare ufficiale questo colpo. In League One ci è arrivato dal Bayern Monaco, quindi ha fatto i giovanili in Bayern Monaco. Ha vinto due trofei, ma col Bayern Monaco under 17 e con il Bayern Monaco secondo, la seconda squadra del Bayern Monaco. In Ligue 1 ha fatto una partita di questa stagione. È statuario, come vice Fazio, come titolare a posto di Fazio, sarebbe grande cosa. È vero, Fazio è arrivato a Salernitana per giocare, però allungare la rosa anche in difesa non è un delitto per questa Salernitana che crede, ragazzi, in qualcosa di più grande di una salvezza lottata, vuole la salvezza tranquilla e vedendo il mercato ne ha tutte le carte in regola. Perché questo difensore è tanta roba. Ecco, ho i numeri. Non prende neanche tante ammonizioni per essere un difensore centrale. E nella stagione 2020-2021 in Ligue 1 ha fatto addirittura un gol in 23 presenze e 0 cartellini. Nella stagione su seguente ha giocato 24 volte
non ha segnato e ha preso 4 cartellini gialli, quindi non è fallosissimo neanche. E vabbè, questa stagione ha fatto la prima partita e non è stato ammonito. Mentre in Coppa di Francia 2021-2022, 3 partite, 2 gialli, vabbè, c'è. E in Europa League 2021, 2 partite, 2 gialli. Diciamo che non è così ruvido come si pensa dai numeri. Sa entrare sul pallone molto bene, è molto fisico, quindi duelli aerei quasi sempre li vince. Poi se trova un attaccante della sua stazza li soffre un po', ma per questa Salernitana sarebbe il top. Come detto, non c'è niente di ufficiale, ma Transfermarkt dà la Salernitana in vantaggio sul Bologna. 53% di possibile trasferimento alla Salernitana, 30% per quella del Bologna. E allora vedremo nei prossimi giorni se Flavius Danilyuk vestirà la maglia granata di Salerno. E allora lì, ragazzi, Morgan De Santis sarà elevato sul trono dei vincitori dei DS d'Italia, probabilmente, insieme ovviamente a Galliani, per come è stato concepito il mercato. Pazzesco, pazzesco. Io mi soffermo sulla parte bassa della classifica. Salernitana e Monza hanno fatto un mercato migliore. Non ho più parole. Se si avvera questo trasferimento, ragazzi, la Salernitana ha 4 centrali di livello, più altri 2 di secondo livello come Vesely e Ljungberg. Ci sono Lovato e Fazio, che dovrebbero essere i titolari. Lovato si è spaccato. È arrivato Bro. Se arriva Danilyuk è la riserva di Fazio. Poi ci sono Veseli e Ljungberg. Ljungberg può fare anche l'esterno, ma è comunque una riserva di Mazzocchi. A sinistra gioca Bradaric. E forse dovrebbe tornare anche Ranieri, addirittura si dice. Pazzesco, pazzesco. Che reparto difensivo ha la Salernitana? Gli uomini ci sono, è vero. Veseli, peggiore difensore della Salernitana l'anno scorso, ma è comunque un effettivo. Ljungberg se l'è cavata l'anno scorso, inizio difficile. Ma poi nel momento che contava ha chiuso tutto, anche aiutato da Federico Fazio, sicuramente. Mamma mia. Come detto, io la finisco qui perché non si può parlare di altro. Flavius Danilyuk è ancora del Nizza, ma vedremo se sarà un nuovo giocatore della Salernitana. E fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Nel caso Flavius Danilyuk arrivasse alla Salernitana, per voi è un colpaccio. Qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Qui da Dani Nero Azzurro è tutto. Pazzesco. Pazzesco. Mamma mia.